Buongiorno, e buonasera, e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada, e riempitevi la vita. You, me, talk, Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiane e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream. Mi raccomando, eh, iscrivetevi ai nostri canali All'Ora di Amadeus, Il Salotto della Morghe e Quelli che roi. Abbiamo con noi per parlare del suo libro, eh, il primo di una trilogia, ma questo poi ce lo dirà lui, eh, Gianluca Serioli. Eccoci qua. Buongiorno, ciao, buongiorno. buongiorno ciao. Senti, il tuo libro si intitola Il giovane Giovanni. Il giovane, giovane di non era più quando l'ha scritto, ma di spirito lo era e come, no? Che occasione, qual è l'occasione eh, della scrittura del libro? Ma prima di tutto ti dico che questo è un libro, è il mio primo libro scritto mm. a quattro mani con mio padre. Sugli appunti di mio padre. È un libro eh, inaspettato, urgente e molto significativo. Dico inaspettato perché eh, fino a mh, sei mesi fa mai avrei pensato di eh, trovarmi a scrivere un libro eh, insieme a mio padre e su mio padre. Eh, questo perché nella vita. Mm, non abbiamo mai avuto un, un rapporto molto empatico diciamo eh, per varie ragioni che tra l'altro si spiegano poi proprio in questo, in questo, in questo libro qua eh, mio padre ha quasi 90 anni ormai a febbraio farà i 90 anni è eh, diciamo ricoverato in un ricovero qui a, a Iseo sul lago da, dal 2020, eh, 20, 2020 e è rimasto solo praticamente, era stato ricoverato insieme a mia moglie. La storia di, di mio padre e di mia madre è davvero una storia molto intensa perché entrambi si sono, mh, sono sempre stati uniti, si sono sempre sostenuti perché mio padre è invalido dall'età di quattro anni, nella storia che si legge anche nel libro. Mia madre è operata tre volte di tumore, la prima volta quando io avevo quattro anni e la storia dei quattro anni si ripete molto. Nel libro. Eh, hanno vissuto, diciamo, qualche mese insieme nel ricovero. Poi, purtroppo, mia madre è deceduta nel 2021 e lui è rimasto solo. Eh, è rimasto solo in, tu, in tutti i sensi perché ha perso anche la sorella. Eh, dopo qualche mese sempre lì al ricovero e quindi un giorno io andavo a trovarlo una volta a settimana eh, quando i ricoveri hanno riaperto perché nel mm, 2020 sì, eravamo ancora sì. in pieno covid rock rock down, cioè. ci si trovava la vetrata non si poteva entrare insomma era molto difficile anche comunicare quando hanno riaperto diciamo, a una visita diciamo, settimanale eh, un giorno lui mi ha detto Fa, io ho tante cose che devo tirare fuori da, da quello che ho dentro la storia della mia vita, hai detto io cosa devo, cosa posso fare? Ma hai detto, tu non potresti scrivere un libro? Eh, io è vero, io da dieci anni ho un giornale che curo personalmente, scrivo, mi piace scrivere, racconti. E gli ho detto, mh, il libro non è facile, perché devo scriverlo io? Il libro? E lui mi ha detto, perché tu sei bravo a scrivere? È stato. Uno dei pochi complimenti che lui mi ha fatto in tutta la vita, e questo mi ha, diciamo, invogliato a abbandonare tutti io, i progetti che io avevo per dedicarmi esclusivamente a questo libro. E mm -hmm. per quello che dico, che è un libro inaspettato. Poi è urgente perché purtroppo mio padre, adesso di salute, è messo, è messo male, e di conseguenza aveva la volontà di vedere almeno uscire il primo libro di questa trilogia. E lui si è messo a scrivere gli appunti. Eh, al ricovero, io gli ho detto scrivi su su dei, dei, quaderni. dei quaderni e io ogni volta che andavo lui finiva il quaderno, gliene portavo un altro, io tornavo a casa, mi mettevo tutta la settimana a lavorare al computer, eh, a romanzare perché i discorsi erano molto chiari, lui si ricorda ancora i, proprio i, le parole, i discorsi che venivano fatti tra, tra le persone in famiglia. Però ovviamente dovevano essere un attimino romanzati e poi eh, incanalati nel, cioè anche nelle descrizioni del, 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 del paesaggio, delle usanze, delle tradizioni così dicendo. E alla fine lui ha scritto dieci quaderni, tutti rigorosamente scritti in stampatello, perfetti proprio. E io, niente, ho finito con, con soli tre quaderni e ho fatto il primo libro. Quindi un libro Quindi di. Quindi una posto. trilogia ci sta. Sì, sì, sicuramente perché altrimenti io ho detto: papà, guarda, verrebbe fuori un libro di 800 pagine e non lo legge nessuno. Allora ha detto: facciamo la trilogia. Il primo volume è, appunto, L'Infanzia e l'Adolescenza, che è quello che è uscito. Poi avremo La Maturità e poi avremo Gli Anni d'argento, tra parentesi, la stanza e la vetrata. Perché lui praticamente questo, questo libro e questi appunti li ha scritti tutti chiusi in una stanza e di fronte alla vetrata che dava, diciamo, sulla strada. Eh, sul lago, si vedeva il lago quindi lui da quando è entrato in ricovero ha detto io non voglio più uscire di qua eh, ogni tanto io gli dico ti porto fuori a fare un giro, c'è il lago andiamo fuori, tu no no io di qua eh, come si suol dire purtroppo uscirò solamente con i piedi davanti quindi si, sì, eh, sì, eh, sì. basta Sì, senti eh, l'ispirazione è chiara eh, l'occasione anche la, eh, la trama romanzata la trama, allora, prima di tutto è scritto in un linguaggio molto semplice, scorrevole. Eh, ho cercato proprio di mantenere il più possibile il, il, il suo linguaggio, quindi magari si troveranno anche degli, degli errori che però sono anche voluti. Eh, parte da, eh, dall'incidente che lui ha avuto all'età di 4 anni una banale caduta da un carretto che gli causa appunto questo infortunio che diventerà definitivo, nel senso che eh, anche per una serie di sbagliate diagnosi, eh, questo femore insomma si sfila dalla sede e dopo subisce varie operazioni e viene ricoverato all'epoca, eh, stiamo parlando degli anni 40, c'era anche la guerra, insomma così. Eh, Viene ricoverato eh, nell'unico ospedale che si occupava dei traumi infantili eh, a Venezia, all'ospedale Villa Alberoni di Venezia. E lì rimane quattro anni, quattro anni di degenza senza vedere la famiglia, perché ovviamente lui era figlio di, di una famiglia molto povera allora, eh, il papà mezzadro, eh, la mamma che aiutava diciamo, eh, nelle coltivazioni nel limite del possibile. Eh, e poi altri quattro fratelli, una rimasta incinta a 16 anni, a quei tempi rimanere incinta a 16 anni era, non poteva uscire di casa, insomma, eh. è così. Eh, il fratello Battista e altre due sorelle, eh, Caterina e, e Iose, che ci eh, davano da fare trovando dei, lav dei, dei lavoretti nella Filanda, eh, poi nel, in una coltivazione di, di fiori. Eh, eh, tutto comincia, le disgrazie cominciano subito quando lui ha quattro anni, chi viene ricoverato, e, e poi il padre, eh, qualche mese dopo, eh, muore tragicamente eh, sul lavoro incornato da, da una mucca eh, che gli perfora un, un, un polmone, e muore praticamente all'istante. E lì, diciamo, che inizia un percorso molto difficile, anche familiare. Emergono, diciamo, i temi della solidarietà, eh, in quei tempi, era, era davvero: cioè, le, le cose buone. Eh, anche nel dolore diciamo ci si, si univa a tutti il dolore di una persona era il dolore di tutti nel paese nel piccolo paese così come le gioie come per esempio il ritorno dall'ospedale era la gioia di tutti eh, il percorso c'è cioè da dire che mio padre nonostante tutte queste cose qui mh, non è mai caduto nel vittimismo si potrebbe pensare a, a, a un libro molto molto cupo Invece no, perché lui ha sempre vissuto con questo quest ottimismo, questo senso di rivalsa, anche di, di costruirsi nonostante tutto, perché poi, eh, oltre all'incidente, subentra anche il problema della poliomielite. Lui, mio padre, ancora oggi non riconosce di essere poliomielitico, però sul certificato di in invalidità risulta che è sì. poliomielitico. Di conseguenza eh, la gamba molto più corta eh, e, e quindi c'è anche la difficoltà, man mano cresce, a... Eh, diciamo, integrarsi con i compagni, non puoi giocare con i compagni, non puoi, eh, soprattutto a un certo momento il suo problema è quello di eh, trovare una compagna, come tutti, quando arriva nell'adolescenza e sì, viene, eh. viene rifiutato, certe volte anche eh, in malo modo. Eh, oggi diciamo che i disabili hanno, sono visti in tutt'altro modo, si può dire, eh, allora invece era proprio davvero, cioè, ti chiamavano storpio. E non c'era niente da fare. Nonostante tutto, lui ha, ha sempre avuto questo quest ottimismo, eh, grazie anche a certe figure molto importanti che sono state nella sua vita, come lo zio Attilio, la zia Maddalena, eh, il Nespola, che è era un direttore di una officina meccanica qui di, di Iseo, che lo vedeva andare avanti e indietro dal lungo lago quando era venuto a Iseo. Eh, per fare le scuole medie, eh, portare il suo nipotino piccolo però zoppicare eh, vistosamente e si era offerto gratuitamente a fare una sperimentazione per, per realizzare una protesi artigianale. Lo stesso Nespola poi lo ha, lo ha indirizzato al lavoro di odontotecnico che è stata la, la svolta della sua vita, cioè cercavano appunto questo, due degli, dei dottori degli odontoiatri cercavano Due ragazzi giovani che potessero aiutare il Gino Sora, altro personaggio fantastico di questa trilogia, nel, nello svolgere il lavoro di odontotecnico, e andavano a cercarli anche nelle scuole medie. E non trovavano nessuno perché allora non sapevano neanche chi, che, che tipo di lavoro fosse l'odontotecnico. E, e questo Nespola, appunto, conoscendo questi, due, questi tre dottori, dottori Gianni, ehm, ha indirizzato. Mio padre eh, li ha convinti a prenderlo nonostante prima di tutto non fosse diplomato e non conoscesse il mestiere, ma poi anche la disabilità, quando lui ha detto eh, è, è una persona handicappata, e eh, cosa facciamo? Prendiamo un, una, una persona handicappata in un lavoro dove devi stare anche sempre in piedi, eh, così dicendo. E invece lui, mio papà, mh, ha, ha dimostrato subito passione, attaccamento, e da lì si è costruito eh, la sua vita, diciamo che poi porterà al secondo libro, che è quello della maturità, e lì ci sarà proprio tutto il percorso legato al suo lavoro, alle sue affermazioni, a, a trovare finalmente la, la dolce metà e a costruire la famiglia. Possiamo dire che in qualche modo quella di tuo padre è una vittoria sulla disabilità? Sì, è, è una storia di resilienza, fortissima resilienza, cioè proprio di, di volontà di, di andare oltre. e Infatti anche, anche il libro, diciamo, eh, c'è una citazione dove dice che, che viene eh, ripetuta spesso, eh, e se lavorerai di buona voglia, il frutto arriverà dopo la foglia. Quindi questa cosa qui di impegnarsi è sempre e comunque perché poi alla fine il frutto riesci a raccoglierlo, nonostante davvero certe volte pensi che tutto ti sia contro e che sia davvero impossibile cambiare la storia della tua vita. Senti, eh, alcuni personaggi me li hai nominati, tipo i dottori, cose che, che hanno segnato la vita stessa. Sì, va detto che non ho fatto un calcolo preciso, però sul, su tutta la trilogia penso che eh, vengono descritti almeno 50 personaggi, io li chiamo 50 personaggi in cerca, in cerca di autore. Pirandello non c'era, sono passato di lì io, li ho presi io, li ho messi, li ho messi giù, eh, tutti molto particolari. Eh, ho già parlato appunto di Nespola, di dottori Gianni. C'è il marchese Fassati, per esempio, il marchese di Milano, che ha la villa, questa villa eh, grandissima a Monterotondo, il paese dove è nato mio padre, un paesino sconosciuto. E questo marchese eh, ha. Eh, alle sue dipendenze, appunto, una donna che fa le pulizie, che conosce molto bene la, la mamma di Giovanni e eh, si mette a disposizione, appunto, per illustrare al marchese, un uomo nobile sì, ma anche di gran cuore, eh, per illustrare il problema di. Di mio padre. Il marchese si impegna a andare a vedere mio padre alla messa del matti, della domenica mattina a Monterotondo e non fa fatica a riconoscerlo perché infatti dice la donna delle pulizie, l'ho riconosciuto subito perché eh, se va avanti ancora un pochettino così eh, si ridurrà a gattonare e non può andare avanti così. Quindi il marchese lo porta da un luminario a Brescia in città. Nel, grattacielo INA, l'unico grattacielo che c'era allora eh, in città e eh, chiede appunto all'amico luminario di illustrargli una, di vedere un attimino la situazione e avrà anche lui un ruolo molto importante per eh, fargli provare poi, trovare poi delle protesi eh, giuste eh, e fargli fare anche delle operazioni che eh, diciamo hanno ridotto poi quello che era un, una, una, un dimensionamento dell'arto che col tempo continuava Aumentare e a creare sempre più problemi, poi ci sono sicuramente la figura più rappresentativa. Eh, è il fratello Battista, eh, morto giovane. Eh, nel primo libro non si tratta della morte, però eh, questo potrebbe essere anche un collegamento con me stesso perché eh, io sono figlio unico e mi ricordo che quando andavo al cimitero da piccolo a trovarlo, vedevo la fotografia e dicevo: Caspita, è uguale. A me è di faccia, è proprio, è proprio uguale a me. Il fratello Battista era una persona molto fragile che aveva avuto una grande delusione d'amore, nel senso che, praticamente è stato tradito. Quasi sul punto di essere sull'altare, la madre aveva già, aveva già procurato tutto, tutta la dote come si faceva allora, era stato tradito dalla, da, dalla sua ragazza, eh, quasi sul punto di andare sull'altare. E da lì aveva detto: 'Io basta, non ne voglio più sapere niente di donne. E è andato, diciamo, in depressione. Girava, era una persona che, se gli chiedevi di fare qualcosa, lui te la faceva, molto generosa. Però eh, dopo cadeva, diciamo, eh, nelle, nelle debolezze dei, dei licensi: qui si chiamano i licensi i bar, faceva il giro dei bar con gli amici, molto più grandi di lui, frequentava compagnie che, diciamo, pre sì. prendevano gioco di lui. Però lui si, si attaccava a loro. E quindi, eh, diciamo, che c'è stata mh, sempre quella figura lì di una persona in cerca di una dimensione che non ha mai trovato fino a quando poi purtroppo. Eh, viene trovato morto in un fossato una mattina, eh, ubriaco dopo, dopo una notte e non si saprà mai quello che è effettivamente successo. E io penso che mio padre ha avuto un rapporto con me poco empatico che non vuol dire che non mi volesse bene, anzi, eh, probabilmente di eccessiva protezione proprio perché. Eh, mentre lui ha avuto un incidente a quattro anni, l'incidente che gli è cambiato la vita a quattro anni. Io a quattro anni ho avuto mia madre che è stata operata per la prima volta di tumore, e tutti dicevano: poverino, quel bambino lì che verrà lasciato, rimarrà orfano, poverino, di qua, poverino di là. In effetti, mia madre aveva subito un'operazione davvero devastante. Però ha retto fino a praticamente a 85 anni. E poi, probabilmente, vedeva in me una persona molto fragile come il fratello Battista. E lui, e in tutta la sua vita, questo rapporto poco empatico, in realtà era un, un fortissimo senso di protezione. La classica campana di vetro, messo sotto una campana di vetro, che poi a un certo punto gli ha fatto pensare: che questo ragazzo qui, poi alla fine, non sarà in grado di, di fare delle cose, di agire da solo, perché è sempre stato messo sotto una campana di vetro. E quindi, quando lui mi ha detto: Tu sei bravo a scrivere, tu sei bravo a fare questo, così, io ho detto: questa è un'occasione per me per dimostrargli, insomma qualcosa eh, riesco a fare e poi alla fine eh, sono l'unica persona che gli è rimasta quindi eh, io capisco che lui vede in me adesso l'unico suo appiglio con la vita mm. e eh, questo bene eh, progetti sì secondo il terzo libro ma mica farai poi lo scrittore del tutto o sì? <ride> Allora, io eh, devo, devo, devo finire per forza, devo finire per forza i, due, i due libri. Come dicevo, io scrivere mi piace molto, mi piace molto scrivere racconti, io ho questo giornale che scrivo da dieci anni, faccio, faccio varie cose, diciamo, eh, ho fatto il dipendente per 26 anni, un, un impiegato dipendente in un'azienda che poi purtroppo è, è fallita, però... Lì ho lavorato per 26 anni, dopodiché mi sono messo a 50 anni, non ho trovato più diciamo lavoro, a un certo punto ho detto mi metto in proprio, eh, faccio un po' di tutto, organizzo eventi, concerti a livello nazionale e internazionale anche, però ho due, due case vacanze, io abito in una località turistica e eh, due case vacanze che mi stanno dando molte soddisfazioni. E poi scrivo, e quindi eh, dico la verità, sono abbastanza pigro da quel punto di vista lì, cioè non è che sono uno che legge tanto, però osserva molto. Ho già ho due romanzi che sto scrivendo che sono lì perennemente in attesa di essere completati, eh, però ecco, prima voglio finire questi due, li, questi due libri qui per mio padre, e dopodiché si vedrà. Comunque ecco, diciamo che la mia attività principale è quella della turistica, se, si, se così si può dire. Bene, noi ringraziamo Gianluca Serioli che è stato veramente gentile. E che dire a voi. alla prossima occasione. Ti ringrazio, ringrazio tutti. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.